Lo statuto dell'Università di Foggia sta per essere modificato e il rettore Giuliano Volpe ha presentato gli emendamenti proposti da un'apposita commissione composta dallo stesso rettore, da 5 rappresentanti dei professori ordinari, 3 dei professori associati, 2 ricercatori, 2 studenti e 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Mentre fino ad oggi il Senato accademico è stato l'organo di programmazione, di coordinamento, indirizzo e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'università, con la riforma Gelmini il sistema di governance accentra invece i poteri decisionali soprattutto in un CDA dalla composizione numerica troppo esigua e con membri che possono essere anche esterni alla stessa università. Ecco il perché della nomina della commissione che a Foggia si è impegnata per rispettare pienamente i tempi previsti dalla legge di riforma per la modifica dello statuto dell'università, un risultato che consente all'Ateneo Foggiano di essere fra le prime università italiane ad aver già chiuso i lavori previsti dalla legge 240 del 2010 che contiene le norme in materia di organizzazione delle università, del personale accademico e del reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.